Ciao a tutti, siamo in diretta dalla Camera dei Deputati. Prima c'era un piccolo problema di connessione e se ascoltate bene, se l'audio è buono, se me lo potete scrivere tra i commenti. In questo momento si sta discutendo una legge per quantomeno ridurre i vitalizi. Il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questa legge, ci abbiamo messo anche le nostre firme. A me non me ne frega niente, paternità, non paternità, se c'è una cosa, non dico buona, però che possa migliorare il sistema attuale, noi comunque votiamo a favore. Quindi voteremo a favore di questa legge che consente quantomeno di fare un taglio appunto ai vitalizi. Il Movimento 5 Stelle intende tuttavia abolirli del tutto, non abbiamo la maggioranza per farlo. E dovete iniziare a pensare che fino a che ci saranno forze politiche all'interno delle quali ci saranno persone, anche ex parlamentari, che percepiscono il vitalizio, abolirli del tutto sarà praticamente impossibile. Per questo dobbiamo avere la maggioranza, ma questo lo sceglierà il popolo italiano. Vorrei darvi alcune cifre. Attualmente il popolo italiano con le proprie tasse paga vitalizio a circa 2600 ex parlamentari, alcuni dei quali, casi limite, si sono beccati assegni vitalizi anche avendo lavorato pochissimi giorni in Parlamento. Questo costa alle casse dello Stato 215 milioni di euro all'anno. Mi rendo conto che per qualcuno siano cifre, come dire, ridicole, mettiamole in correlazione a quel che è stato regalato ad Intesa San Paolo, 5 miliardi di euro per comprarsi le banche venete di qualche settimana fa. Ciò nonostante sono soldi che si possono recuperare ed investire altrove, perché quando si tratta di tagliare trovano il modo di tagliare sui servizi, mandarci in pensione più tardi, addirittura la riforma che ha sciolto di fatto il Corpo Forestale dello Stato ha prodotto risparmi di 100 milioni di euro in 3 anni e 2600 ex parlamentari invece ci costano 215 milioni di euro all'anno. Tra l'altro vorrei fare un piccolo inciso: il Movimento 5 Stelle si è battuto per lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato. Un conto è il Corpo Forestale dello Stato, che erano circa 7.000-8.000 agenti estremamente qualificati che sono poi stati sciolti. Un conto invece sono gli operai forestali assunti dalle varie regioni d'Italia. È un'altra questione. Il Corpo Forestale dello Stato era un corpo di Stato che si occupava, tra l'altro con risultati straordinari, appunto, di scoprire reati ambientali, anche la salvaguardia del territorio e compagnia bella. E poi la mia visione è che l'abbiano appunto sciolto, punito in un certo senso, proprio perché erano coloro che riuscivano anche a scoprire reati ambientali effettuati, commessi all'interno delle pubbliche amministrazioni. Vi dicevo appunto questi dati, sono sconvolgenti. Paghiamo appunto il vitalizio a 2600 ex parlamentari, 215 milioni di euro all'anno. Enormi cifre, pensate, ogni 5 anni più di 1 miliardo di euro lo spendiamo appunto in vitalizio. Il Movimento 5 Stelle, io cerco di spiegare una cosa, uno può essere d'accordo o meno con l'idea del Movimento 5 Stelle e qualcuno può anche avere il dubbio, ma come si comporteranno questi qualora dovessero diventare governo del Paese? Perché il dubbio ragionevole ce l'hanno tutti, no? Il dubbio è anche rivoluzionario e va coltivato. Ciononostante, mettetevi in testa che soltanto per il fatto che nessuno di noi si becca il vitalizio, è evidente che le possibilità di riuscire, quando avremo la maggioranza, di abolire del tutto i vitalizi saranno maggiori, perché non è che andiamo contro i nostri interessi, perché il problema è sempre legato all'interesse. Ci immaginiamo che qualcuno che si becca il vitalizio potrà mai abolire questo privilegio medievale? Assolutamente no. Potremmo mai pensare che i corrotti saranno capaci di fare una legge anticorruzione veramente dura? Potremmo mai pensare che coloro che sono che campano di conflitti di interessi riusciranno mai a risolvere il problema del conflitto di interesse in Italia? Potremmo mai pensare, arrivo a un punto, perché poi vi devo dire la verità, io sono 4 anni che faccio battaglie e ne andiamo fieri sulle riduzioni dei costi della politica, per l'amor di Dio, fondamentali, non soltanto perché si riescono e si riuscirebbero a ottenere tanti risparmi, lo sapete, noi abbiamo restituito oltre 20 milioni di euro che ci spettavano per legge dei nostri stipendi, io oltre 200 mila euro che mi farebbero comodo, lo dico sempre perché è la verità, no? Per fa propaganda, è la verità, mi farebbero comodo. E con questi 4 anni stiamo sostenendo le imprese, facciamo battaglie contro gli sprechi, contro il finanziamento pubblico ai partiti, il Movimento ha rifiutato 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, battaglie appunto contro le auto blu, se l'ho già detto, eccetera eccetera. Questo da un lato rappresenta senz'altro un risparmio cospicuo, allo stesso tempo rappresenta un esempio, no? che è doveroso dare in un momento in cui c'è una situazione drammatica, pensionati minimi che campano con 400 euro al mese. E leggevo oggi dei dati Censis sconvolgenti, perché poi ora il dibattito in tema sanitario è tutto concentrato sui vaccini. Noi non siamo contro i vaccini, ma voteremo contro quel decreto perché crediamo che l'obbligatorietà non sia la chiave
chiave, diciamo, fondamentali. Io poi ho studiato in queste settimane, non sto in commissione sanità. Comunque tutto il dibattito sanitario è incentrato sui vaccini e gli ultimi dati Censis ci dicono che 12 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi, molti dei quali perché non sono riusciti a pagarsi il ticket sanitario. 12 milioni di italiani rinunciano alle cure sanitarie. Poi l'Italia, paese dove è stato sciolto un ospedale per camorra, mi pare vicino Caserta. Vi dicevo che è fondamentale battagliare appunto per un discorso di risparmi e di equità sociale, anche di dare un esempio contro gli sprechi della politica, e certamente i vitalizi sono indecenti, però ti fanno proprio incazzare, perché dici: ma perché io devo andare in pensione per colpa tua, per la legge Fornero, a 67 anni tu c'hai questo trattamento? Perché? Per quello l'idea del Movimento 5 Stelle è equiparare la legge Fornero a tutti i parlamentari, forse così si renderanno conto degli effetti e forse riusciremo a cambiarla questa legge. Allo stesso tempo vi dico che dobbiamo concentrarci, ripeto, senz'altro sui costi della politica, ma io dopo 4 anni in Parlamento ho capito che oggi il rivoluzionario vero, ne parlavo in un pezzo, paragone, credo sul Fatto, molto buono, è quello che si scaglia contro il capitalismo finanziario. Io mi sono convinto che il problema è appunto legato al capitalismo finanziario, miliardi, non so quanti, che finiscono nelle banche private, e fondamentalmente le banche private che hanno piazzato i loro uomini all'interno delle istituzioni. Non mi dimenticherò mai, cioè non mi stancherò mai di dire che questo è il problema, e poi è legato al conflitto di interessi, cioè veramente la maggior parte di denari pubblici si perdono attraverso regali alle banche, ma continuano a farli perché le banche li fanno, hanno piazzato i loro uomini, e vi continuo a fare i nomi. Barroso, l'ex presidente della Commissione Europea, esce dalla Commissione Europea e diventa presidente di Goldman Sachs. Monti, prima di diventare presidente del Consiglio, era consulente di Goldman Sachs, banca d'affari. Prodi, prima di diventare presidente del Consiglio, anche presidente della Commissione Europea, lavorò in Goldman Sachs dal 90 al 93. E poi divenne presidente dell'International Board di Unicredit, tra l'altro successore di Amato, Giuliano Amato, che oggi è un giudice della Corte Costituzionale, ex presidente del Consiglio, quello che mise le mani di notte nei conti correnti degli italiani, che fino al 2014 era presidente appunto dell'International Board di Unicredit, e poi nel 2010 viene nominato consulente di Deutsche Bank. Gianni Letta, braccio destro di Berlusconi, consulente di Goldman Sachs. Domenico Siniscalco, ex direttore generale del Tesoro, ex ministro dell'Economia, questi sono anche sotto indagine, se non sbaglio, dalla Corte dei Conti per una serie di operazioni che hanno fatto vergognose con i nostri soldi, l'acquisto di titoli tossici derivati, parliamo di miliardi e miliardi. Ecco, Domenico Siniscalco nel 2006 diventa vicepresidente di Morgan Stanley International, banca d'affari. Vittorio Grilli, ex ministro del Tesoro, dell'Economia e delle Finanze, direttore del Dipartimento del Tesoro, e diventa capo della divisione investimenti di JP Morgan, banca d'affari. De Benedetti, il patron dell'Espresso, ora pare che si sta facendo un po' da parte, membro del Consiglio di Sorveglianza dei Rothschild. Questo per dirvi qual è il cuore della battaglia del Movimento 5 Stelle. Qua in Parlamento continuare con le nostre armi, siamo opposizione, alcuni ancora dicono: ah, ma voi come potete, siamo opposizione, siamo minoranza, comunque intervenire dove possiamo con tutto l'ardore del mondo appunto sui tagli dei costi della politica, perché sono indecenti e poi allontanano giustamente tanti cittadini della politica. Dico: ma perché? E l'abbiamo già fatto, non abbiamo atteso una legge per tagliarci gli stipendi, non abbiamo atteso una legge per non beccarsi un euro di finanziamento pubblico a partiti o per rinunciare al lato blu che spettano di diritto ad alcuni di noi. Allo stesso tempo ci dobbiamo scagliare con violenza politica, con estrema passione e ardore contro appunto il nemico pubblico numero uno, che è il capitalismo finanziario, altrimenti non usciremo mai, perché qua non esiste più democrazia ma bancocrazia, decidono tutte le banche, le leggi le fanno nei consigli di amministrazione delle banche, i decreti per salvare le banche le scrivono le banche stesse, si devono comprare le banche che falliscono, e falliscono per colpa della politica che viene di fatto comprata dal capitalismo finanziario. Io stasera spero di riuscirne a parlare di tutto questo in una trasmissione, sarò in diretta sulla Setta in onda, se non sbaglio si chiama il programma In Onda, no? E ci sarà anche Ferruccio De Bortolo, quindi sarà anche interessante parlare della Boschi, perché attendiamo ancora le querele. Non so se Ferruccio De Bortolo sia mai stato querelato per lo scoop che fece. A me la Boschi non mi ha mai querelato, eppure gli ho detto pubblicamente che è una bugiarda cronica, vergognosa. E niente, non molliamo, e tra qualche giorno vi diremo dove saremo ad agosto, perché non ci fermiamo neanche ad agosto, perché vogliamo andare al governo.
Speriamo di riuscire quantomeno a far passare ora qui alla Camera, poi dovrà passare al Senato. Questa legge infatti l'hanno fatta gli ultimi mesi e dirà l'abbiamo approvata alla Camera, però al Senato non ci è riuscito, e daranno la colpa al bicameralismo perfetto magari se non passa questa legge sui vitalizi che li riduce pure al Senato, quando è stata ferma in commissione, non lo so, 2 anni e mezzo. Occhio che ci fottono pure in questo modo. Avete visto? Dovevamo abolire il Senato, che non era mai stato abolito, dovevamo il bicameralismo perfetto, rallenta tutto, ma di che? Basterebbe far lavorare i deputati dal lunedì al venerdì e basterebbe che appunto queste leggi, utili quantomeno ad ottenere un risparmio, possano passare velocemente, siano discusse o siano state discusse mesi fa, all'inizio della legislatura, invece le mettono da parte, le ritirano fuori quando ci si avvicina alla fine della legislatura, ovvero quando ci si avvicina alla campagna elettorale, per poi dire avete visto, noi quantomeno alla Camera sui vitalizi eravamo intervenuti, però non siamo riusciti a far passare questa legge al Senato, è colpa del bicameralismo, cioè della Camera e del Senato. È sempre questo il gioco che fanno, no? Spot elettorali. Metteteci alla prova e poi ci giudicherete. Buon pomeriggio a tutti e a più tardi. Grazie per i commenti. Lo so, non dobbiamo abolire solo Carmelo che scrive su tanti vitalizi, se leggiamo qualche commento, ma dovete andare a governare il paese. Questo quando voteremo, non so con che legge voteremo, non so gli italiani chi voteranno, per l'amor di Dio. Io dico gli italiani, che a un certo punto uno si rompe pure le scatole, cioè va benissimo, ognuno ha tutto il diritto di votare chi vuole, però basta lamentarsi, Non è che se li voti gli stessi che fanno tutti sti teatrini, poi ti lamenti nei bar, le cose non vanno, ognuno qua si deve salvare da solo, perché se no non ne usciamo, noi di più non possiamo, io ve lo dico onestamente, noi di più non possiamo fare, poi possiamo migliorare, possiamo fare le cose meglio, possiamo imparare ancora più cose, per carità, si cresce sempre, si studia sempre e commettiamo errori o lapsus, io pure ne faccio, per carità, però l'impegno che c'è stato in questi 4 anni e mezzo è stato enorme, enorme, e ogni cittadino deve fare la sua parte. Grazie a tutti e niente, veramente, un abbraccio, a più tardi.